Siamo in collegamento da Sanremo con Gigio Rosa, Radio Marte, protagonista di questa 74esima edizione. Bentrovato Gigio, cosa ci racconti? Trovata, beh, tutto bene. Oggi giornata di pioggia su Sanremo, diciamo pioggerellina, quindi ci siamo un po' rintanati nella nostra postazione. Vedi, ci sono io, c'è Timo Suarez con i suoi occhiali da sole, ma c'è anche un intruso che insomma a un certo punto è entrato e si è piazzato qui al centro. Scusa, Timo, di chi è questo Molti signore? ormai già l'hanno riconosciuto, è Christian Monaco, l'autore di Avanti un altro, di Ciao Darwin, è un personaggio di spicco che è passato a salutarci, tra l'altro autore di una serie di cose anche su Sanremo. Ma lui è uno diciamo, degli arbitri, dei notai, diciamo, di Bonolis, no? Per capirci, che ogni tanto so, viene a trovarci. Anche lui è un grande protagonista del festival, Christian, Certo, cioè siamo accadono qua, cose, no? accadono cose e io qua sono un po' di casa, vogliamo dire, perché Sì, vengo lo possiamo dire. Marte, Darwin, i ragazzi qui a casa, è sempre bellissimo, oggi è un po' di pioggerella, Gigio, ma la non gente è sempre sentiamo, no, presente, il viso purtroppo non lo sentiamo bene. Devi fare un po' da interprete. si canta, si balla. Sì, no, no, nel senso che ci sono tutte belle parole per Sanremo e quindi insomma è un'ennesima conferma che ci stiamo molto molto divertendo. Oggi è venerdì e è la serata dei duetti e questa sera sono attesi i duetti anche per Geolier. Il duetto di Geolier vedrà protagonisti Gigi D'Alessio, Luchè e Gué Pequeno. Ecco, io credo che i tre napoletani di questo quartetto saranno ospiti questo pomeriggio nella nostra postazione Radio Marte e quindi magari vi documenteremo con un po' di immagini tutto quello che accadrà nel pomeriggio con Gigi D'Alessio, Luchè e appunto Geolier. Assolutamente devi farlo perché questo Sanremo parla molto napoletano, io dico fortunatamente. Sì, sicuramente saremo più napoletano che mai, anche se dobbiamo dire che la presenza napoletana è aumentata via via con gli anni, proprio complice anche il fatto che il pubblico campano è molto affezionato al festival e quindi questa cosa rappresenta anche un certo incremento di share e di audience, perché anche la terza serata è stata una serata boom, anche oltre i 10 milioni di telespettatori, 61%. Di share, 61% 61% di share, per cui insomma davvero niente, niente riesce a fermare Sanremo, niente, niente, Vorrei niente, quindi sapere da davvero. te, dai tuoi ospiti, qual è stato il momento più emozionante ieri sera? Il momento più emozionante di ieri sera per voi, Timo, per te quale? Russell Crowe sul palco che ha dichiarato di avere origini italiane ad Ascoli Piceno, l'ha scoperto da poco. Christian. Per me la set che rubano la borsetta a Giulia Saremi. Ecco, anche quello è stato divertente, anche questo furto in diretta. Sì, vabbè, insomma, una serata sicuramente molto emozionante, per certi versi meno delle precedenti, probabilmente, ma immagino, ecco, c'è stato Ramazzotti che è stato un momento anche molto carino musicalmente, emozionante a suo modo, però fondamentalmente ci aspettiamo molto da questa serata di duetti e quindi la guarderemo e l'ascolteremo. E noi continueremo a seguire Radio Marte, che ci presenta anche delle novità e degli inediti di Sanremo per questa 74esima edizione. Grazie e buon lavoro. Grazie Fabiola, buon lavoro a Grazie, voi, grazie. grazie. A domani. Ciao.